Beh, mi aspetto proprio questo. Infatti, il nuovo regolamento prevede proprio che il paziente esperto sia coinvolto nei processi di valutazione, ma anche nei processi regolatori che poi portano all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, ma anche all'autorizzazione della sperimentazione clinica. Per cui direi che il nuovo regolamento sulla sperimentazione clinica in particolare prevede il contributo del paziente nei processi di valutazione, ma in generale mi aspetto che questo contributo avvenga in generale in tutte le fasi del processo regolatorio. La Commissione europea su questo sta andando sicuramente in questa direzione e in questo devo dire che il lavoro che sta facendo EUPATI nella formazione dei pazienti esperti è davvero utile e ci tornerà sicuramente nel nostro lavoro quotidiano.